Auguri, ci stiamo collegando da Roma a New York via Skype con l'artista Iago. Buonasera, maestro Iago, lei è nata ad Anagni nel 1987 e ha frequentato prima il liceo e poi l'Accademia delle Belle Arti a Frosinone. Nel 2009 è stato selezionato dal professor Vittorio Sgarbi per partecipare alla Biennale di Venezia e lei ha realizzato un'opera molto importante raffigurante Papa Ratzinger. E poi nel 2010 ha deciso di lasciare l'Accademia. Come mai? Ho lasciato l'Accademia perché a seguito dell'invito a partecipare alla Biennale, a questa esposizione, io ero molto ragazzino, possiamo dire, e questa partecipazione non piacque al mio docente e di conseguenza, perché lui mi disse semplicemente che sarebbe stato lui a dover decidere se io ero pronto a partecipare ad un evento del genere. Io non ero adatto comunque all'altezza, nonostante il video del motivo per cui io decisi di partecipare, nonostante il fatto che il professore non fosse d'accordo. Questa cosa mi limitò nella frequentazione dell'Accademia stessa, perché il corso di scultura è un corso per cui se non superi l'esame tu non puoi andare avanti con insomma. E questa cosa mi bloccò, fatto sta che non potendomi permettere questa senza senso, semplicemente decisi di abbandonare, di lasciare, anzi posso dire di concludere, di chiudere. Senta, lei da giovane raccoglieva gli scarti dei marmi e poi con questi scarti lei creava delle opere d'arte. Sono veramente interessata a questo aspetto perché io ultimamente ho scritto un libro su uno scultore argentino che crea opere con gli scarti. Questo scultore si chiama Alejandro Marmo. E ho denominato una nuova corrente artistica chiamata scartismo, in inglese scrapsismo. E per questo motivo io sono veramente interessata alle sue opere. Che cosa rappresentava? Che cosa creava con questi scarti? Quello che io chiamo scarto non è altro che il resto del processo di cavatura, della cavatura del marmo che avviene nelle cave, e che poi questo scarto veniva buttato giù dalla montagna in quello che si chiama Ravaneto, che cade fino al fiume, e nel mio caso era il fiume Serra che scorre sotto le pendici del Monte Altissimo, come della Cava Michelangelo. E il fiume che cosa fa? Il fiume restituisce a questo materiale di scarto, non più utilizzabile per fare le lastre di marmo o il bagno di casa di qualcuno, il fiume restituisce a questo marmo, a questo materiale, una dignità naturale, perché lo ricontestualizza, lo patina nuovamente, lo scolpisce. Quindi io che cosa ho fatto? Ho semplicemente riconosciuto questa bellezza in questo materiale, che tra l'altro era semplice da poter reperire, semplice nel senso in maniera accessibile, ma poi comunque pesante, e quindi ci si rompeva la schiena per tirarlo fuori dal fiume. Oggi non si può più fare perché la maggior parte di questi luoghi sono diventati riserve naturali protette, però per lungo periodo la gente prendeva i sassi per abbellire casa, rifarsi il giardino, quindi andavano lì e prendevano materiale perché era materiale di scarto. Oggi invece quegli ambienti vengono tutelati. Io, in un periodo in cui ancora c'era la possibilità di andare a prendere il marmo, ho raccolto questi sassi, anche perché per me era un motivo di risparmio, perché non avevo la possibilità di acquistare del marmo, non avevo neppure l'idea del valore del marmo. Mi piaceva il fatto che il marmo, e riconoscevo nel marmo il valore nobile, no? No? Della tradizione che porta con sé. E quindi era un modo per avvicinarmi a quell'idea di bellezza, di grandezza a cui ero tanto affezionato.
E quindi quegli scarti, chiamiamoli così, sono diventati semplicemente dei contenitori all'interno dei quali io ho tentato di tirar fuori quelle forme che avevo riconosciuto all'interno, lasciando anche una parte del sasso, in vista, perché semplicemente avevo riconosciuto in quella parte esterna il lavoro del fiume, quindi così una parte estetica molto bella che mi piaceva, e da lì è iniziato un percorso di ricerca, di poetica, che poi ha caratterizzato le mie riflessioni e che mi ha portato anche a fare le cose che faccio oggi. Complimenti, maestro. Sì, Maestro, sì. Io ho collegato lo scartismo al recupero dell'uomo nel nuovo millennio. Secondo lei, l'arte può scuotere le coscienze oggi? Cioè, sicuramente non può fermare la guerra, sicuramente non può fermare la violenza, però potrebbe consolidare la fratellanza. questo assolutamente io. Lo dicevo anche in relazione al figlio velato, no? Questa immagine che ho realizzato di recente, cioè quello che a me può interessare è il Se fatto. lei ha utilizzato il figlio velato a New York, Sì. nella sua permanenza a New York. Il fatto che un'opera, quale può essere oggi la forza di un'opera? Il fatto che possa costringere l'osservatore a fermarsi un attimo. Io vedo qui, cioè, andiamo tutti di corsa, recuperare un senso di contemplazione non è male, alzarsene così alla finestra, guardare un albero, godersi un po' di vento, cose semplici. E questa può essere anche la forza di un gesto artistico, come realizzare un'opera, perché puoi fissare un'immagine in maniera molto più forte rispetto a quello che possono fare le storie, ecco, raccontate, che sono cose per le quali poi ognuno deve immaginare, utilizzare la propria immaginazione, quindi il contenuto stesso emozionale se lo ricrea in funzione dei propri ricordi, delle proprie esperienze legate a quelle parole, a quei contenuti. Invece un'immagine chiara è quello quando scolpisci un bambino morto, coperto da un velo, morto o non morto, ma comunque coperto da un velo, tutti quanti vedono la stessa cosa e tutti quanti si relazionano rispetto all'immagine allo stesso modo. Poi è chiaro che ognuno vive la propria emozione, però il problema non è se l'arte può rivoluzionare o smuovere le coscienze, il problema è innanzitutto capire se ci sono delle coscienze, quali sono le coscienze, eccetera, eccetera. Io queste domande, questi problemi non me li faccio perché altrimenti non avrebbe senso di esistere il mio lavoro, perché io non faccio una cosa come dire, per cambiare il mondo, perché il Però problema del cambiare il si può migliorare il mondo. sì, ma il problema del migliorare il mondo, del cambiare il mondo, è sempre un problema relativo al nostro punto di vista, cioè l'universo guarda il mondo e vede semplicemente una pallina che gira, che si fa la sua vita e che finisce fra un pochino. Basta. Cioè, i nostri problemi sono del tutto egoistici e relativi al fatto che noi ci preoccupiamo nel mondo nella misura in cui ci stiamo dentro. Perché a noi di quello che succede in un'altra galassia, in un altro mondo, non ci frega, non ci sfiora. Cioè, noi, quando c'è presente, quando ci muore una persona cara, allora lì la sentiamo, ma già quella di rimpettaio lo sentiamo meno, quello che sta per la strada ancora meno. Noi, ecco, siamo fatti così, è profondamente umano questo atteggiamento. Che però ci caratterizza, quindi se non lo capiamo possiamo anche, ecco, dedicarci in maniera interessante veramente a fare qualcosa per una comunità, ma lo possiamo fare se capiamo queste dinamiche. Quindi sì, io credo che l'arte abbia una grande capacità in questo senso, ma credo che oggi sia, adesso sia il ruolo del mondo, no? Il mondo può salvare l'arte, il mondo deve salvare l'arte, non il contrario, perché l'arte continua a fare il suo dovere e lo farà sempre. Ma è il mondo che si deve dare una mossa nei confronti dell'arte, perché l'arte non, cioè, se il mondo non dà la capacità agli artisti di potersi dedicare a se stessi e fare un percorso tanave ed esprimere chiaramente, come possono poi gli artisti produrre l'arte che serve a salvare il mondo? Quindi diamoci una mano a Certo. vicenda. E secondo lei, maestro, quali sono le caratteristiche di questo periodo storico? Tutte quelle che vediamo attorno a noi, uscendo per strada,
le caratteristiche che vedo di questo mondo, del mondo che mi circonda nell'immediato. Mondo sarà ricordato per quale motivo, secondo lei? La Questo tecnologia, mondo bene. sarà ricordato da chi innanzitutto? Dagli esseri umani finché ci saranno. Ripeto la domanda, questo momento storico, per quale motivo sarà ricordato? Allora, mi piaceva una cosa che diceva il professore di storia Antonio Martino, mi diceva la storia la scrive chi vince la guerra. Noi ricorderemo di questo periodo storico i successi e i risultati dei vincenti, che avranno scritto e decorato i propri risultati a loro piacimento e a loro beneficio. E così succede per ogni periodo storico. Poi a un certo punto accade che vengono fuori le verità, ma quelle vengono fuori dopo tanto tempo, quando ormai le cose sono fatte, i giochi sono compiuti. Quindi io credo che ricorderemo, io per esempio, penso che una cosa incredibile che godremo e che riconosceremo di questo tempo è per la scienza. Perché quello che stiamo scoprendo oggi e che stiamo riuscendo a vedere nello spazio, per esempio, sono cose, grazie al telescopio Hubble, eccetera, eccetera, sono cose che non avremmo mai neppure lontanamente immaginato. E siamo in un momento in cui già domani c'è un'evoluzione tecnologica, un'innovazione scientifica. Che era inimmaginabile 50 anni fa. Quindi ecco, siamo in un periodo in cui tutto è possibile e un periodo in cui purtroppo anche tante cose ci vengono nascoste perché non è conveniente, ma purtroppo la comunicazione ormai è talmente prepotente che in qualche modo emergono, parlo anche a livello scientifico, e quindi siamo in questa condizione. Non è vero che non esiste più lo schiavismo, noi siamo schiavi, questo è quello che penso, questo è quello che vedo, e soltanto che purtroppo c'è il politically correct, purtroppo per chi vorrebbe avere gli schiavi a disposizione, e quindi di conseguenza devi inventare degli altri modi per sottomettere le persone, perché è molto più facile avere qualcuno che lavora per te e che ci rimette la vita piuttosto che una macchina. La macchina la devi ripagare, devi pagare qualcuno, la devi riparare se si rompe. Una persona invece purtroppo lavora, poi muore, non c'è problema, i figli lavoreranno per te. Quindi ecco, viviamo in un periodo in cui esistono, continuano ad esistere le stesse dinamiche bellissime e terribili che hanno, diciamo, segnato tutta la nostra storia, ma viviamo anche in un periodo di possibilità. In tutto questo come collochiamo l'arte? La collochiamo come qualcosa che tenta disperatamente di darci un senso, che lotta nei confronti di persone che invece devono a tutti i costi togliergli un senso per dargli il loro senso, e parlo di quelli che comunque non fanno l'arte ma hanno bisogno dell'arte per specularci, perché l'artista in tutto questo è l'ultima ruota del carro, quando invece storicamente tu prendi Michelangelo e Bernini, erano artisti nella misura in cui erano dei grandi imprenditori, manager di se stessi. Quindi credo che però, ecco, in questo senso, io per esempio mi sto muovendo in questa direzione, voglio recuperare quell'immagine, voglio cercare di restituire all'artista quella dimensione. Vediamo se ci riusciremo. Quindi in realtà io non ho la sfera di cristallo e non so quello che rimarrà di questa epoca. Posso dire che però è un'epoca interessante, dove se vuoi cambiare idea rispetto alle cose in cui credi, no? Perché siamo tutti facilmente fedeli, noi che veniamo educati, no? In un certo modo ad esserlo, puoi anche cambiare idea e puoi avere anche delle ottime giustificazioni per farlo. Quindi è un bel periodo per me, perché io mi sono reso conto che ho cambiato idea rispetto a cose che pensavo essere sacrosante, e invece mi sono reso conto, grazie alla comunicazione, grazie alla facile accessibilità ai contenuti che abbiamo a disposizione, che forse mi sbagliavo, ero stato educato a pensare cose in maniera non del tutto corretta o in linea con quello che dovrebbe essere la mia idea di libertà. Maestro, lei è stato molto coraggioso. Che cos'è per lei il coraggio?
quello che ho fatto. Quindi stare al mondo anche è semplicemente un gesto di coraggio. E ecco, posso dirla così: stare al mondo è coraggio, è coraggioso oggi stare al mondo. Lei ha realizzato un'opera denominata da Venere. Ah, bene, sì. Venere. Che cos'è per lei la bellezza, questa bellezza senza tempo? Allora, innanzitutto la Venere per me, ho realizzato la Venere e perché era interessante il fatto di poter sottolineare che per me una donna, cioè io trovo interessanti delle cose che magari oggi per motivi estetici mascheriamo, nascondiamo, mettiamo da parte. Noi tutti ci mascheriamo, usciamo, indossiamo delle maschere bellissime, ci trucchiamo, facciamo, ma alla fine siamo molto altro, cioè quelle sono cose che iniziano e finiscono per poter apparire e funzionare in un sistema, ma va bene così, è comunicazione. Però io, il mio pensiero qual era? Era che andai ai Musei Capitolini e vidi questa Venere, insomma, cioè la Venere era quel punto di riferimento estetico perfetto, no? A cui facevano riferimento le donne, ma in generale ci si faceva riferimento e ci si raccomandava in qualche modo alle terme, puoi immaginare. Però è sempre stata così iconica, bella, inarrivabile, altra. E per me una donna è Venere sempre se si sente tale, quindi anche una donna anziana può essere Venere, ma sicuramente lo è. Magari se noi associamo la venustà all'aspetto estetico di una diciassettenne nel pieno della sua bellezza, una diciottenne, una ventenne, lì è chiaro che poi è una cosa che sfuma, ma secondo me è un valore altro che vive non dell'estetica, perché l'estetica è una cosa che noi valutiamo con dei canoni, ma quei canoni non sta scritto da nessuna parte che sono giusti, anche perché la storia stessa ci insegna che quelli cambiano nel tempo, quindi ecco, noi siamo fatti così, ce le inventiamo le mode, e quindi io credo invece che la bellezza sia qualcos'altro che non tiene minimamente in considerazione tutti questi aspetti che sono puramente speculativi, ma è uno stato, è un fatto, no? La bellezza può essere anche drammatica, può essere struggente, immagina, che ne so, una cosa terribile come la distruzione di una stella, no? Che magari distrugge qualche pianeta, però quello esteticamente può essere un'immagine bellissima. E come io adesso sono qui, c'è cioè World Trade Center qui sotto dove c'erano le torri gemelle, e c'è un bellissimo vuoto in quel punto, due fontane che cioè sono la dimostrazione di come noi, grazie all'estetica e al bello, riusciamo addirittura a trasformare un momento così tragico in qualcosa da celebrare, cioè abbiamo sempre questo aspetto così incomprensibile di riuscire a rendere a... perché effettivamente siamo noi che vediamo le differenze tra bello e brutto, cioè sono preoccupazioni del tutto umane di chi sta in una dimensione duale, no? Bello, brutto, giusto, sbagliato, buono e cattivo, ma questo è una nostra possibilità perché ci serve per comunicare e capire quello che facciamo, ma è anche un limite. Che poi le cose sono semplicemente quello che sono, cioè un albero è giusto o sbagliato, la pioggia è giusto, dipende, se a te piace magari è giusta, se non ti piace sarà sbagliata, quindi il bello che cos'è? Il bello è quello che tu pensi che sia bello, poi parlarne significa distruggerlo, però è chiaro che noi dobbiamo avere dei termini di paragone perché altrimenti non riusciremo neppure a comunicare, quindi mi sta bene quando mi dice a me piace questo, però dammi anche l'altro termine di paragone. La Venere per me è Venere anche una donna anziana, quindi una donna è sempre Venere, complimenti, se ne deve rendere conto. Complimenti, complimenti davvero. Senta maestro, un tema ricorrente della sua arte è l'occhio. Per esempio nell'opera Veda oppure in altre opere. Sì,
Mi piaceva l'idea di poter, ho sempre avuto, vivendo oggi, un po' questo desiderio di interattività, no? Noi adesso siamo con uno smartphone, è una cosa incredibile, io sto parlando in Italia, sembra quasi scontato, però è una cosa che succede e che è fantastico. Io mi ricordo quando ero bambino, cioè, queste cose erano inimmaginabili, no? Eppure adesso è così normale. Quindi ecco, mi piace l'interattività delle cose. E per me è sempre stato un limite fare un oggetto che sta lì e te lo godi come un soprammobile, ti fanno l'applauso, eccetera, eccetera. Finisce lì, scegli che c'è, oggetto e interlocutore, no? Invece che succede? Nel momento in cui, e questo è successo con il Papa, quando avevo realizzato questi occhi bucati citando un'opera di Adolfo Wildt, non un'opera, una serie di opere di Adolfo Wildt, e lui bucava questi occhi, ma anche lui probabilmente citava le immagini dei bronzi di Riace che rimanevano senza occhi, no? Perché glieli rubavano, no? Infatti con delle pietre preziose, quindi questi vuoti, questi buchi. E io ho fatto questa citazione e dopodiché quando l'ho spogliato ho deciso di riempirli facendo una prova e ho visto che prospetticamente c'era questo effetto funzionante e l'occhio ti seguiva e quindi ho scoperto che c'era, la mia opera è cambiata. Bisogna fare, ecco, precisare questo ai telespettatori. Cioè, adesso parlano di due opere diverse, la prima opera del 2009 e poi l'altra opera che ha fatto dopo le dimissioni del Papa, dopo il 2013. Sì, volevo arrivare a motivare, per Sì, questo motivo ho parlato del Papa, a motivare il motivo per cui c'è questa attenzione all'occhio. Questa attenzione all'occhio deriva dal fatto, da questo desiderio di poter rendere l'opera interattiva. Quindi se l'occhio ti segue, tu non vedi più un oggetto, ma vedi un'opera che ti segue, ecco, diciamo così, e quindi c'è un rapporto diverso. Chi osserva chi? E quindi chi è l'opera d'arte? Questa era un pochino la cosa. va bene, adesso parliamo delle due opere che poi lei è diventato famoso con queste due opere. Parliamo del Papa. Sì, del Papa, sì, anche perché lei l'anno scorso ha inaugurato una mostra a Roma e nel giorno dell'inaugurazione ha avuto più di 3.500 presenze, un record. Ci sono state tante persone, questo risultato è dovuto. Sì, soprattutto i giovani. Sì. Sì. Questo risultato è dovuto all'attività social, quindi ecco, riuscire a condividere con le persone la propria attività è un risultato importante perché in qualche modo non è soltanto qualcosa che esiste così nella mediazione di uno smartphone, di un post condiviso, no? Genera poi un desiderio sincero di partecipazione e quindi questa era la cosa, e questo è il motivo del risultato, non una magia, ma semplicemente perché per 11 anni io mi sono Mi occupato di scusi, comunicazione. maestro, il risultato c'è stato anche perché lei è veramente molto bravo, veramente, veramente molto molto bravo, veramente. Complimenti perché lei è veramente bravo. Grazie, gentilissima. Sicuramente devi saper fare delle cose perché altrimenti sarei un millantatore, uno che vuole ottenere un risultato senza dare nulla. Quindi io cerco di dare il massimo, chiaramente, e anche con umiltà, nel senso che devo essere in grado di riconoscere i miei limiti e se voglio ambire ad arrivare ad un certo livello, devo capire molto bene a che livello sto. Quindi questo credo che sia il modo migliore per procedere ed ottenere un risultato. Quindi Il il Papa, Papa, dicevamo il sì. Papa. Ok, parliamo del Papa. Sì, il Papa sta bene, secondo me. No, guarda, ti posso dire una cosa nuova del Papa che è recente, quindi di 2 giorni fa, che Scusi, si è parliamo concluso. di Papa Ratzinger, ecco, precisiamo. Sì, 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 sì. Di Ok, sì. quest'opera il cui titolo dopo averla, diciamo, spogliata e quindi distrutta in qualche modo nell'esposizione a Palazzo Venezia, è rimasto nudo perché l'ho spogliato. E quest'opera, 2 giorni fa, siamo riusciti a concludere questo percorso bellissimo con Feral Horses, che è questa piattaforma incredibile di giovani, innovativa. Dove l'opera è stata venduta in azioni, dove più di 1.500
500, ora devo capire bene quali sono i numeri, però collezionisti hanno partecipato acquistando una parte dell'opera, quindi che succede? Che l'opera è stata venduta e quindi già questo è un gol incredibile, un risultato fantastico, e l'opera verrà adesso musealizzata, e quindi per la prima volta effettivamente un giovane che ha comprato una quota... Pride, complimenti, complimenti. Un giovane che ha comprato una quota dell'opera perché crede, perché ha seguito il percorso a 20 dollari, 20 euro, può entrare in un museo e dire io ho il certificato di proprietà di quell'opera, cosa che di solito non succede. Tu vai in un museo, paghi il biglietto per vedere qualcosa che ti viene detto essere opera d'arte, cioè qualcuno dice questa è un'opera d'arte e tu paghi il biglietto per vedere una cosa. Invece da oggi tu entri in un museo e vedi qualcosa che ti appartiene. Secondo me questo fa una grande differenza. Sì, sono d'accordo con lei, veramente fa differenza questo. E maestro, i suoi progetti per il futuro quali sono? Io devo dire la verità, contemporaneamente seguo un mare di progetti che sono anche progetti, adesso posso parlare di concorsi qui a New York, in Italia, che sono concorsi internazionali, che quindi mi assorbono nella progettazione, eccetera, eccetera. Poi c'è il mio percorso in cui faccio le mie opere e quindi le immetto in un sistema. E in relazione a questo c'è anche tutta diciamo la parte della creatività applicata proprio al vivere, e quindi costruire magari un sistema personale per riuscire a sostenere tutto questo meccanismo, quindi ecco, Feral Horses, magari diventare gallerista di me stesso, avere una linea di moda, e quindi aprirmi a un mare di opportunità che poi però convergono tutte nello stesso bacino, che è quello della creazione dell'opera. Quindi io continuo ad essere artista, scultore, e quindi a produrre le mie cose, e attorno costruisco un sistema virtuoso di condivisione, perché ho capito che se voglio portare la mia opera al livello della mia ambizione, che è sfrenata, devo condividere, e questo mi è sempre piaciuto, è un po' anche alla base del senso del social e di questa conversazione, perché è fatta di condivisione, certo. E ci mettiamo ognuno a disposizione dell'altro, e in questo meccanismo che è bellissimo io posso vedere un grande risultato, perché so che se voglio fare qualcosa di buono per me stesso devo iniziare capendo quali sono le dinamiche poi che conseguono, no? Alla produzione di un'opera, cioè un film senza uno spettatore, che film è? Quindi io riconosco nell'altro un valore fondamentale, il fatto di essere parte della mia opera, e con questo principio cerco di andare avanti e di produrre tutte le cose che produco e che faccio. Certo, e sta progettando adesso una nuova opera? Molte, faccio molte contemporaneamente e allo stesso tempo ho due concorsi ai quali partecipo, quindi ho delle opere. Poi se i concorsi non vanno bene io le opere ce le ho comunque, o comunque il progetto, quindi in ogni caso va bene. E quindi sì, le produco in continuazione. Io ho dei tempi limitati perché diciamo che ci vuole tempo per fare le mie cose, non le ordino per telefono e al momento ancora diciamo ci devo lavorare molto io, anche se cerco di costruire un sistema per essere più veloce, per stare al passo con i tempi, per riuscire a coniugare il mio desiderio della tradizione con l'utilizzo delle nuove tecnologie, senza rinunciare al mio piacere del fare. Quindi sì, cerco di produrre il più possibile, ma nella misura in cui non mi interessa fare tante sculture, mi interessa realizzare le mie idee, vederle compiute. Okay. Senta, un messaggio che in questo momento vuole dare al mondo. Io credo che questa conversazione sia stato già un messaggio molto intenso. Non mi sento di poter fare citazioni o uscirmene con l'aforisma dell'ultimo momento, perché non ho, credo, questa capacità. Posso semplicemente promettere a me stesso, e non voglio dire al mondo perché io non ho un rapporto diretto con il mondo, ma so che comunque siamo collegati, perché ogni cosa che facciamo genera una reazione nel mondo, quindi c'è un collegamento, siamo tutti collegati, quindi posso promettere semplicemente in generale
che mi impegnerò a fare del mio meglio per essere una brava persona, per cercare di produrre dei buoni contenuti, con il tentativo di migliorarmi, continuerò a studiare, ad essere curioso, cercherò il meno possibile di avere delle risposte certe, continuerò ad essere un uomo del dubbio, perché preferisco, a me, quando ho pensato, quelle volte che ho pensato di avere delle risposte, mi sono creato soltanto dei vanti fatti di preconcetti, e quindi preferisco avere tanti dubbi, tante domande, continuerò ad averne, e continuerò anche a sbagliare, ma cercherò di migliorare nell'essere, come dire, attento a me stesso, cercando di evitare di creare problemi al prossimo. Andrò avanti, ecco, avanti. Questa è l'unica cosa che posso dire al mondo. Io vado avanti. Voi fate come... Senta maestro, le ripeto, per me è veramente stato un onore dialogare con lei di arte e anche degli aspetti che in questo momento ci sono qui, in questo momento storico. E io le auguro ancora ulteriori successi e le auguro di continuare su questa strada, che è la strada bella, la strada che secondo me può fare la differenza, che secondo me può migliorare il mondo, o può migliorare, perché persone come lei migliorano il mondo, e persone come lei scuotono le coscienze, e anche perché lei è seguito, ho visto, da 260.000 persone. Speriamo che siano vere. Ma sì che sono vere, ed è già un successo per un artista, veramente, è già un successo. Sì, diciamo che poi io, al di là dei numeri, perché sono persone che possono avere dei numeri di milioni, è il valore poi del contenuto, che noi viviamo in un periodo in cui siamo molto bravi a dare un valore economico alle cose, ma molto meno a dargliene un valore intrinseco, questo va distinto, quindi magari... lei potrebbe avere 10 follower, ma quei 10 follower potrebbero essere grandi illuminati e quindi fare tutta la differenza di questo mondo e valere molto di più. Quindi mi piace trasformare questo aspetto del social in un'opportunità proprio reale poi di confronto, perché lì vedi veramente il risultato, cioè stringere la mano a una persona è molto diverso, però è un ottimo mezzo, veramente, io devo dire. È un ottimo mezzo, perché con un click, se fai un lavoro intelligente, puoi arrivare dall'altra parte del mondo. Tanto la verità è che la mia opera, se le cose vanno in un certo modo, mi sopravviverà, farà la sua strada e poi qualcuno se ne accorgerà, qualcuno magari piacerà, si emozionerà, vorrà fare lo stesso, e qualcuno la deturperà, probabilmente qualcuno la accarezzerà, quindi io non lo so come possono andare le cose, però le devo dire che mi ha messo profondamente in difficoltà con maestro, perché io non mi sento tale, quindi quando mi dicono una cosa del genere io sto in imbarazzo da una parte, dall'altra non vorrei subito dire, guarda, mettiamo le cose in chiaro, io semplicemente sono uno che se la canta e se la suona, che cerca di fare del suo meglio, poi se le persone riconoscono un valore o qualcosa da poter prendere in considerazione per addirittura rubare con gli occhi e riproporre nelle proprie cose, per me va bene, però ecco, non penso di avere un ruolo ben preciso, io mi occupo delle mie cose e poi le condivido, se queste generano, vanno bene, tanto meglio, e su questa io posso semplicemente che salutare il mondo e tutti quelli che ci seguono. Io continuerò a chiamarla maestro, perché lei è un maestro, e l'aspettiamo qui a Roma. Va bene, assolutamente. Allora io vi mando un grande abbraccio, vi ringrazio infinitamente e vi auguro tutto il meglio. Va bene? Anche noi auguriamo a lei tutto il bene e ulteriori successi.
veramente grazie. Grazie infinite per tutto e aspetto vostre. Grazie, grazie maestro. A presto. Arrivederci.